I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Lo scorso anno l'ho scovato in Estonia questo ragazzo, come Okoye, che adesso tutti quanti esaltiamo giustamente a Varese. Quando l'ho preso quest'estate, l'ho preso a ottobre, che era senza squadra, mi avevano detto come non può un nigeriano giocare a pallacanestro, capito? E adesso Okoye è uno dei miei giocatori della Serie A e noi siamo contenti per lui. Noi ci auguriamo che come Udine siamo sempre più un trampolino di lancio. Però noi vogliamo goderci anche la nostra realtà, vogliamo vincere tante partite. E come potete magari sentire anche le mie parole, siamo carichi come delle bestie. Il presidente ha dato la linea e noi la seguiamo. Quindi Troy arriva, Rain purtroppo ha fatto fatica quest'anno. Abbiamo aspettato tutto quello che potevamo aspettarlo, noi gli vogliamo tutti bene. Oggi arriva lui a dare una mano, poi toccherà all'allenatore fare le scelte in assoluta serenità. Fresh out of college with the Lakeland Magic in the G League. Molto contento di essere Udine, arriva dalla Virginia, ha giocato il college a Cincinnati e il suo primo anno da professionista l'ha fatto in G League e in Lakeland Magic, che è la franchigia affiliata a Orlando. Anything else? This season? This season. Oh, I thought there was going to be questions, my bad. Not bad. Oh, okay. Well, I want to thank, you know, the president and the city of Udine for bringing me here. You know, I know it's short notice. But, you know, it's a chance I get to keep playing, get another opportunity, you know, to be across the world and still playing the game that I really, really like. Ok, dice che ringrazia per il presidente la città di Udine per avergli permesso di arrivare qua e che nonostante abbia avuto poco preavviso pensa che sia un'opportunità da prendere al volo per continuare a fare anche dall'altra parte del mondo quella che è prima di tutto la sua passione. I know that it's late in the season, but, you know, like you said, I'm just here to come with good energy, try to pick the team back up and bring it to where they was in the first half of the season. Come with positive vibes, good leadership. I know I'm young, but try to get the players in the right position, use some of my knowledge, you know, to bring us back to the top. Ok, dice che sa che è un momento difficile della stagione, ma comunque lui è qua per aiutare la squadra a ritornare ai livelli della prima metà di stagione e che metterà tutta la sua esperienza, nonostante sia un giocatore giovane, per rimettere le cose al loro posto e far tornare la squadra a buoni livelli. Once again, I'm thankful, you know, to the president and the city of Udine for bringing me here. Just trying to see if we can make a late run in the game and try to make this playoff run for this city. Ringrazio ancora il presidente della città, ci dice che adesso l'obiettivo è cercare di prendere questo posto nei playoff con un bel rush finale. Un seguiva il campionato italiano, quando era in America? Did you know anything about the Italian league while you were playing in the US? Did you follow anything? Did you hear anything about the Italian leagues? No, I just kind of knew about overseas basketball. I know that the rules are a little bit different, but you know, I just graduated college last year, and for my first year out, you know, I played in the States. So this is my first time experiencing Italian league or overseas. Okay, dice che comunque questo è il suo primo anno fuori dal college, che conosce le regole, che sono, sa che sono diverse rispetto agli Stati Uniti, ma che non ha molta conoscenza della pallacanestro italiana. Comunque ha qualche conoscenza della pallacanestro come funziona fuori dagli Stati Uniti.
come si descrive a livello di giocatore? How you describe yourself as a player? Vocal, tough, outgoing, leader, no, energy. Dice che è un giocatore di energia, prima di tutto un leader vocale, ma anche molto aperto e socievole nei confronti dei compagni. Livello di specialità di gioco, cosa si sente più? Point guard, playmaker. Talking about your skills, what you feel yourself like, a point guard, a guard? Point guard. Lui si sente una point guard, un playmaker. Me l'ha detto anche sabato quando l'ho incontrato. Era abbastanza previsto, insomma. Okay. Altre domande? Sì, se gli avete già spiegato dove, adesso, se Lardo deciderà dove gioca domenica. Sì. Il tipo di partita, Sì, gliel'ho spiegato sabato sera. Al canarino mentre mangiavamo. Comunque faglielo, traduci pure. Okay. He's asking if the coach has told you anything about the first game you're going to play, because that's a special game for us here. Yeah, he told me that Trieste, right? It's across, it's like 30-40 minutes away. I know it's a big game for not only this city, but their city as well. It's already sold out. He said it's no pressure, but I've played in big games before. I've been in sold out arenas, so I understand, you know, the hype of the game for the city, not only for the organization. Dice che gli è stato parlato della partita, della rivalità che c'è fra Udine e Trieste, nonostante la vicinanza, ma dice che comunque è già stato abituato a giocare davanti a pubblici importanti e comunque a sentire le vibrazioni che una partita del genere può dare. Molto sveglio ragazzo, eh? Altre domande? Vai Franco. First of all, welcome home, Troy. Just a very quick question. Playing NCAA is quite tough because there's a lot of pressure, much less, not just that, for the rest. Are you ready for the pressure you're going to encounter in the last two games in the season, and hopefully touching on the post season? Io ho chiesto, l'NCAA è un campionato molto complicato, molto duro e molto pressante. Io ho chiesto se si sente pronto a affrontare le ultime due gare della stagione regolare ed eventualmente toccando ferro la post season. I didn't get the last part. He said if you feel ready in playing the last two games of the season, facing all the pressure they could give you, and maybe eventually play in the playoffs. Yeah, it's not really pressure to me, because, you know, like you said, NCAA, playing in big games, one game series, coming from the playoffs in the Lakeland one game series, so I kind of understand, you know, the background behind it. But, you know, just follow the schemes. I'm pretty sure the coach and the president, you know, watch film, gonna put us in the right sets. We just gotta come ready to play. Make sure that everybody, you know, has that energy as they had in the first half and season, and I feel that we should be fine. You know, it's really about a game. You don't ever know if you're gonna hit shots. It's about if you come with energy, get stops on the defensive end, and if the ball goes in, you know, you win or lose on that side. Okay. Dice praticamente che non la chiama pressione, perché comunque, come hai detto tu, l'NCAA è un campionato molto complesso, molto duro. Comunque arriva da una serie di playoff al meglio della partita secca, quindi capisce tutto quello che c'è dietro, quello che sta per arrivare nella stagione. Dice che comunque si sente sicuro del fatto che il coach e la società sapranno mettere lui e i compagni nel giusto ambiente per tornare ai livelli dell'inizio della stagione. Poi sicuramente non può prevedere se i tiri in partita entreranno, però comunque dice che partendo da una buona energia collettiva, da una buona coesione di gruppo, soprattutto in difesa, tutto poi viene più facile. Ok. Altro? Ha già parlato con Lardo? Ha già avuto qualche indicazione? Have you had the shot to talk with the coach? Yeah, for these last two days, second day I got in, we had a little practice where we went over the plays, got a feel for it, and then earlier today, after practice, we spoke for a little bit, about 10-15 minutes. Ok, ha detto che ieri hanno avuto la possibilità di vedere un po' nel dettaglio i vari giochi d'attacco, e comunque sono andati anche stamattina e poi hanno parlato una quindicina di minuti dopo l'allenamento faccia a faccia. Altro ragazzi? C'è un po'
po' di sentimento, non so, visto che ha visto Udine che è in centro, come hai visto questa città di Udine? Since you live in the city center, what are your first impressions about the city here? I like it. I get to see a lot of people walking up and down the street every day. And then when I walk through the square, I get to see a lot of people as well. It reminds me of like a big college campus that you constantly get to see, you know, new faces. Well, I'm new, but you get to see new faces every day. Ok, dice che gli piace, con una città che gli ricorda un grande campus dei college, perché vede gente che cammina in strada e vede sempre facce nuove quando esce. Oh, non usuaia. He said there's something unusual in the US to see so many people walking on the street. No, that's normal. Yeah. The cities that I've lived in is kind of normal. Yeah. Like Lakeland or? Well, not Lakeland. It's in the open, but in Orlando, downtown Orlando, you see a lot of people. Cincinnati, you know, it's a school, you see everybody. In New York, you see a lot of people. You go to the city, you see a lot of people. And then in Virginia, you go to Richmond, you see a lot of people too. Nobody really drives in the city, so. Like Lakeland, which is about greater Tampa, right? It's right in the middle between Tampa and Orlando. Yeah. So it's like the outskirts. There's really nothing there, though. If you want to go somewhere, you got to drive. Yeah. Yeah. C'è un giocatore in particolare al quale si ispira per il ruolo nel quale gioca? Is there any player who inspires you in your game? Who inspires me? My favorite player is Kevin Durant, but who I model my game after is Chauncey Billups. Ok, dice che il suo giocatore preferito è Kevin Durant, ma che il suo gioco cerca di farlo assomigliare a quello di Chauncey Billups. Di chi? Chauncey Billups. Vabbè. È un misto, eh? Altro ragazzi? Lo facciamo allenare? Okay. Chiudo solo così dicendo che chiaramente, voi sapete, noi potevamo anche tranquillamente finire la stagione con come eravamo, però l'idea di aggiungere questo giocatore, un giocatore importante, di fare un ulteriore sforzo, non è una cosa che va sottovalutata, perché vogliamo a tutti i costi lasciare mai nulla di intentato e quindi noi proviamo a alzare sempre l'asticella. Tutto qua. È giusto dirlo perché sennò magari tutto passa quasi così inosservato. Noi potremmo finire la fine della stagione con Rain, magari i playoff le centriamo lo stesso, però non ci accontentiamo e ci proviamo e speriamo anche di notizie di fortuna delle ragazze giovani, ma delle doti, speriamo che queste doti vengano subito in campo e ci aiuti a divertirci come dei matti perché noi vogliamo fare playoff e andare avanti più possibile. Possiamo dire che c'è anche un piedino per la prossima stagione con... No. Ok? Grazie ragazzi. Thank you. Have a good practice. Yeah. Sofia. Turner on the bass guitar.